Cari amici della Valsugana e del Tesino, sono contento di potervi fare gli auguri all'inizio di questo nuovo anno. La vostra realtà si chiama Senza Barriere. In questo momento in cui, a causa del Covid, dobbiamo tenere le distanze, c'è la barriera fisica che ci separa, io spero che proprio imparando da voi le difficoltà diventino invece una risorsa e mentre per il momento dobbiamo stare a distanza, però non rimaniamo a distanza con la nostra vita dagli altri, perché possiamo veramente portarci dentro la vita, la storia degli altri e non andare avanti da soli senza gli altri. Per cui il mio augurio è veramente che sia un anno diverso da quello che abbiamo passato, un anno dove abbattiamo le barriere, portandoci dentro la storia degli altri, un anno in cui torniamo ad accorgerci che senza gli altri noi siamo nessuno, ad accorgersi che aver bisogno degli altri non è un limite, ma è una grande risorsa e che il vero limite è voler far da soli senza gli altri. Quella è la barriera che fa male, che distrugge, che ti toglie il fiato. E allora proprio pensando a voi, alla vostra realtà, che da sempre lotta per abbattere le barriere, io vi invito ad aiutare anche tutti noi con la vostra provocazione e le vostre iniziative ad abbattere quella barriera che è la più terribile, che è quella di pensare solo per sé, di pensare senza gli altri o addirittura in qualche volta di pensare contro gli altri. E infine di scoprire che non siamo qui al mondo per competere gli uni con gli altri, per vincere, per uno star davanti e l'altro dietro, ma siamo chiamati a camminare in carovana perché solo nella carovana alla fine si risolvono i problemi, rimanendo dentro la carovana e l'insieme. E allora buon anno, che sia veramente un anno nuovo e speriamo che al più presto possiamo liberarci da questa pandemia. Buon anno a tutti.